entro in casa. Un freddo fermo, zitto, da mettersi a dormire. Traffico il cappone a sale e pepe, lo metto al forno con le patate. È una presa di calore. In cucina mi arriva la radio di una casa di rimpetto. A via Santa Maria della Neve, un'anziana mendicante è uscita in strada e ha buttato tutte le monete raccolte con l'elemosina. Si è fatta la folla. È intervenuta la forza pubblica. Si è squagliato il sangue di Sant'Andrea Avellino. Fuori, Napoli, in America, hanno fatto presidente un giovanotto. I russi hanno mandato un cane dentro un razzo, gli americani invece hanno mandato una scimmia. Spengo la luce, guardo fuori. È Natale, stanze illuminate, le famiglie si mettono a tavola. Sulla mia è apparecchiato il posto per il boomerang, per il cappone e per Maria coi biscotti. A luce spenta passa qualche carezza di spiriti sopra la nuca. Al buio si muovono meglio. Approfitto del lampione di strada per scrivere appoggiato al parapetto della finestra. Il rumore della matita sopra la carta fa riassunto del chiasso del giorno.